Siamo con Rosario Zagaria, parliamo prima della partita con l'Unione Calcio che ha dimostrato una delle qualità più importanti del Corato, il fatto di avere cuore e non mollare nonostante l'inferiorità numerica e le due reti di svantaggio. Ebbene sì, c'è stata una bella prestazione da parte dei nostri ragazzi, un'ottima prestazione, grinta, cuore e soprattutto massima concentrazione per raggiungere un obiettivo che fino alla fine ha dato il 2-2, insomma, abbiamo portato a casa un bel risultato. Si allunga la striscia positiva, per ora arriva il Fasano. Per tutte e due sarà una gara importantissima. Voi per cercare di agguantare questa posizione playoff, loro ovviamente per vincere il campionato, sarà una sfida con motivazioni molto alte. Beh, è una pretendente per accedere alla Serie D, quindi noi faremo il nostro compitino. Ci sarà un nostro ex, lo saluteremo a braccia aperte. E l'unica cosa che vi posso dire, non sarà proprio per loro una bella passeggiata. Corato, tu ovviamente sei un dirigente del Corato, sei vicepresidente. Dall'inizio del campionato, a parte il discorso tecnico, ma dall'inizio del campionato, cosa è cambiato, come vi siete evoluti nel corso di questi mesi? Ma il progetto, insomma, è partito dalla prima categoria, insomma, quindi come ben sai è un progetto che ci siamo posti degli obiettivi, poi con l'ingresso di Maldera e di altri soci, quindi ha dato la possibilità di ambire ad altre categorie importanti. Stiamo in attesa di sviluppi anche strutturali comunali, quindi cerchiamo di aspettare delle risposte anche dalla parte del comune per la struttura che a breve dovrebbero iniziare dei lavori. Infine si è concluso il campionato juniores, prima esperienza per questo gruppo in campo, un assunto su quella che è stata la stagione della juniores. Il settore giovanile c'è stato un bel risultato da parte di tutti, quindi dalla juniores anche agli allievi e ai giovanissimi. Juniores, ottimo traguardo anche loro. Peccato per i giovanissimi che stavamo lì per prendere il buon premio per Coppa Disciplina, però purtroppo diciamo, stiamo lì insomma, al secondo posto. Quindi. Però c'è stato veramente un grande applauso da parte di tutti, dagli mister ai ragazzi al gruppo. Veramente sono stato, insomma, essendo responsabile del settore giovanile, veramente complimenti a tutti. Un'ultimissima domanda, l'abbiamo chiesto un po' a tutti, ovviamente è bene sentire anche la parte della dirigenza. Playoff che sono ancora un poco distanti, quante possibilità ci sono di riuscire ad agguantare la quinta posizione? Allora, da parte nostra stiamo facendo di tutto, stiamo cercando di dare tutti i supporti che insomma, è giusto darli in questo momento. Mancano altre quattro partite insomma, dopo questo del Fasano, quindi ci aspetta poi il Gallipoli. Andiamo a trovare dopo la sosta di Pasqua a Gallipoli, poi ci sarà il derby in casa con l'Iltrani, quindi è una bella partita. E poi chiusura del campionato, andremo a Bitonte, quindi là vediamo. Però già io penso proiezione, già dopo il Fasano e col Gallipoli vedremo il Corato cosa succederà. Va bene. C'è già una progettazione per il 2018-2019, stiamo già progettando qualcosa di positivo per l'anno prossimo, specialmente il settore giovanile. Lì che stiamo cercando di creare un giusto equip, un giusto staff, ci devono essere tutti gli ingredienti per fare un buon campionato.